delicatezza. Un breve richiamo, scusate. Allora, un breve richiamo al, alla legge 4, perché è la... È, no, no, scusate, ma qua non è a metà. È, no, alla norma nazionale, perché il decreto legislativo 227 del 2001 che introduce le fattispecie che per la loro natura non sono da considerarsi bosco e assegna, richiede alle regioni di definire sia il bosco sia i territori assimilati al bosco, ma anche appunto le fattispecie che non sono da considerarsi. La legge 4 del 2009 definisce appunto, richiamo velocemente l'articolo 3, bosco e foresta, e definisce appunto cosa si intende per bosco, i terreni assimilati a bosco, cosa non è considerato bosco, ma soprattutto al comma 3 bis definisce appunto quali sono le fattispecie non considerate bosco, e quindi introduce appunto alle lettere A, B, C, D i nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea arbustiva, le formazioni forestali di origine artificiale, ma che sono quelle realizzate attraverso fondi europei nell'ambito delle misure del programma di sviluppo rurale, i terrazzamenti in origine di coltivazione agricola e i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, coinvolti appunto da processi di forestazione oggetto di recupero a fini produttivi. Il comma 3-ter affida alla giunta regionale il compito di individuare, previo parere della commissione consigliare competente, le fattispecie e anche le modalità e i criteri per la loro applicazione. E quindi il regolamento 2-ter è quanto in effetti è stato dato il compito assegnato appunto alla giunta regionale del 23 gennaio 2017. Quali sono le finalità del regolamento? Dunque, innanzitutto sono riconosciute le porzioni di territorio ricoperte da vegetazione arborea arbustiva che non sono considerate bosco, e vengono definite delle modalità e criteri per il loro accertamento, ma anche vengono previste delle procedure per individuare queste aree di non bosco. Il regolamento promuove di fatto il recupero degli insediamenti esistenti in condizioni precarie, perché sono quegli insediamenti oggetto di invasione da parte di vegetazione arborea in condizioni di degrado, la ricostituzione dell'attività agricola in ambiti caratterizzati dalla presenza di terrazzamenti, e quindi terrazzamenti realizzati a fini agricoli in epoche passate, e soprattutto il ripristino dell'attività agricola legata a produzioni tipiche piemontesi, che costituisce, che di fatto è la paesaggio agrario e pastorale di interesse storico, e quindi la ricostituzione praticamente del paesaggio agrario di interesse storico attraverso l'individuazione di questi
paesaggi, ma soprattutto attraverso progetti di ricostituzione di questi paesaggi. Queste fattispecie di non bosco, cosiddetto non bosco, se riconosciute attraverso le procedure disciplinate dal regolamento, non sono più soggette alla disciplina forestale della legge 4/2009, alla disciplina paesaggistica di cui al decreto legislativo 42/2004. Infatti le aree boscate, come si diceva prima, sono individuate come aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142 del codice, la lettera G, e l'individuazione appunto di aree come non bosco sottraggono alla disciplina del codice queste aree, sempre che nelle stesse aree o queste stesse aree non siano sottoposte ad altri vincoli di tutela, sempre ai sensi del codice, con decreti ministeriali specifici, quindi dichiarazioni di notevole interesse pubblico, oppure altre aree tutelate per legge, corsi d'acqua, il territorio oltre 1600 metri e quant'altro. Naturalmente queste fattispecie continuano ad essere considerate bosco, anche se perimetrate, poi vedremo secondo le procedure previste da parte della perimetrazione da parte dei comuni, oppure con un parere favorevole la procedura transitoria, fino a quando non siano interessati dagli interventi di recupero di cui al presente regolamento. Quindi di fatto, se questi interventi di recupero non partono, non iniziano, di fatto i territori vengono comunque considerati bosco. Quali sono e come si vengono riconosciuti i nuclei edificati e colonizzati dalla vegetazione arborea ed arbustiva? Sono gli insediamenti edilizi di montagna, collina, pianura. Sono caratterizzati dalla presenza di manufatti in condizioni di degrado, invasi da vegetazione, abbiamo degli esempi appunto sulle montagne del piemontesi, e sono nuclei edificati che possono essere riconosciuti o negli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo 24 della legge 56 della legge urbanistica, quali insediamenti storici o nuclei di antica formazione, ma e possono essere riconosciuti anche nel piano paesaggistico regionale. Di fatto il piano paesaggistico regionale può costituire un supporto per l'individuazione di questi insediamenti edilizi di montagna, collina, pianura, in quanto possono essere stati riconosciuti tra le componenti del patrimonio rurale storico nei sistemi di testimonianza storica del territorio rurale, oppure individuati come nuclei e borghi alpini nelle morfologie insediative. Quindi la lettura del territorio che il piano paesaggistico fa può costituire un supporto per l'individuazione dei nuclei edificati, colonizzati da vegetazione arborea. Come vi dicevo prima, nel non bosco sono riconosciute e sono inserite anche le formazioni forestali di origine artificiale, ma che sono legate a fondi europei e quindi a misure agroambientali del PSR, e mentre invece il regolamento C2R si occupa dei terrazzamenti in origine di coltivazione agricola, e quindi l'individuazione e la perimetrazione dei terrazzamenti realizzati per l'esercizio dell'attività agricola, in cui comunque la struttura di sostegno, un esempio appunto la presenza di muri in pietra costruiti a secco, sia ancora valida, attiva, e quindi possa essere dimostrata appunto la loro precedente utilizzo come terreni coltivabili. Naturalmente sono esclusi dai terrazzamenti tutti quei terrazzamenti in origine di non agricoli e quindi finalizzati ad esempio alla sicurezza a fini idrogeologici.
I paesaggi agrari e pastorali di interesse storico sono quei paesaggi che, rurali che, per i quali sia possibile accertare l'effettiva l'esistenza di colture agrarie o pastorali di interesse storico, precedenti naturalmente alla copertura boscata. Sono quei paesaggi che contraddistinguono il territorio regionale perché per la presenza di colture che sono caratterizzate, che sono contraddistinte da una lunga persistenza storica, e sono quei paesaggi che rappresentano un valore identitario, una memoria collettiva per alcune aree della regione. Scusate. Avanti. Rientrano in questi paesaggi identitari, lo vedremo in seguito, i vigneti, le risaie, i frutteti, gli antichi cultivar storici piemontesi, i castagnetti da frutto, i paesaggi agrari riconosciuti attraverso e inseriti nel registro nazionale dei paesaggi rurali storici. Il riconoscimento, però è necessario ripetere questo, il riconoscimento di questa fattispecie, quindi dei paesaggi agrari storici, è finalizzata alla sola riproposizione di progetti di recupero, quindi produttivi, con la ricostituzione delle colture della specificità di quei paesaggi agrari. Quindi il riconoscimento di un paesaggio a vigneto comporta la ricostituzione del vigneto che anticamente o 50 anni fa era presente in quell'area. Vi dicevo prima che costituiscono paesaggi agrari di interesse storico, e appunto i vigneti e le risaie, e i paesaggi agrari inseriti nel registro nazionale dei paesaggi rurali storici, quello, il registro nazionale istituito con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, e quelli identificati nel catalogo nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico. Oltre ai paesaggi agrari di interesse storico, un cenno ai paesaggi pastorali di interesse storico, che sono rappresentati dalle aree di montagna, individuate nel piano paesaggistico regionale, nella tavola P4, e sono caratterizzati questi paesaggi pastorali di interesse storico da presenza di attività pastorali, ma anche da costruzione di insediamenti, strutture di servizio, alpeggi stagionali e aggregati permanenti. Il regolamento quindi è articolato, all'articolo 2 fornisce le definizioni dei paesaggi, delle fattispecie del non bosco, mentre invece l'articolo 3 e l'articolo 4 fornisce delle indicazioni su come individuare i paesaggi, appunto questa fattispecie del non bosco. L'articolo 3 è la procedura della perimetrazione comunale, e quindi i comuni o le loro forme associative, anche su istanza di parte, provvedono alla perimetrazione della fattispecie appunto del non bosco attraverso sulla base di studi di approfondimenti effettuati da professionisti abilitati appunto nelle discipline forestali, agronomiche e paesaggistiche. Come queste perimetrazioni vengono effettuate sulla base dei criteri dell'allegato A al regolamento, che supporta l'individuazione, l'identificazione, sono indicazioni appunto circa l'identificazione dei paesaggi della fattispecie del non bosco e quindi circa l'individuazione dei nuclei edilizi, dei terrazzamenti e dei paesaggi agrari pastorali di interesse storico, mentre invece la documentazione deve essere realizzata e corredata della documentazione individuata nell'allegato B, perché l'allegato B al regolamento è specifico per le procedure relative alle perimetrazioni comunali.
ricordo che le perimetrazioni non comprendono quella lettera B della fattispecie del non bosco, perché sono quelle aree da cui realizzazione è avvenuta attraverso misure dell'Unione Europea. Le perimetrazioni devono essere deliberate previo parere delle commissioni locali per il paesaggio dagli enti, dai consigli degli enti, appunto dei comuni o delle loro forme associative. Quindi previo studio di approfondimento, di analisi, di individuazione di queste fattispecie del non bosco, con il parere delle competenti commissioni locali, la proposta di perimetrazione viene trasmessa alla regione, che in seguito ad un'istruttoria condotta congiuntamente dalle strutture regionali, quindi dal settore foreste, dal settore territorio e paesaggio, entro 90 giorni si esprime con un provvedimento della giunta regionale, quindi riconosce questa fattispecie, questa perimetrazione del non bosco per comuni o forme associative. La perimetrazione deve essere riportata, ricondotta agli strumenti di pianificazione comunale, e quindi il comune è previsto che nel regolamento stesso che i comuni aggiornino gli strumenti di pianificazione comunale riportando le perimetrazioni effettuate in occasione della prima variante dello strumento urbanistico, ovvero con la variante di adeguamento al PDR, perché in questi giorni, come diceva l'architetto Paludi, in questo periodo dopo l'approvazione del PDR stiamo incontrando comuni che sono disponibili ad avviare l'adeguamento al piano paesaggistico regionale per i piani regolatori, e sì, in effetti non è stata neanche una nostra proposta, ma deriva da proposte stesse dei comuni di inserire nella variante di adeguamento al PPR anche la perimetrazione del non bosco. Dunque, regime transitorio, per il regime transitorio su istanza trasmessa dal comune, le strutture competenti in materia di territorio e paesaggio si esprimono e rilasciano appunto un parere sulla sussistenza della fattispecie del non bosco, previo sempre parere della commissione locale per il paesaggio. Ricordo che deve essere sempre presente il progetto di recupero a fini produttivi, con indicazione degli interventi previsti, delle colture, delle attività pastorali o agrarie che si intendono ripristinare, nonché delle modalità e dei tempi di realizzazione. Ricordo ancora che permane comunque la necessità di autorizzazione paesaggistica e di qualsiasi altra autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico della legge 45-89, ove non sia stato acquisito il parere, e quindi oppure in caso di parere negativo per gli interventi modificativi dello stato dei luoghi. Mentre invece nelle aree perimetrate il progetto di recupero a fini agricoli pastorali non è soggetto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, come dicevo prima, qualora sia verificata la non sussistenza di altri vincoli, e analogamente non trova applicazione la normativa forestale. E nei casi in cui l'attività agropastorale venga abbandonata, qualsiasi trasformazione non finalizzata agli usi agricoli o pastorali tradizionali deve acquisire l'autorizzazione di cui parlava la collega, quindi ad sensi dell'articolo 19 della legge 4/2009 sulla trasformazione del bosco. Ricordo soltanto molto velocemente gli allegati. L'allegato A al regolamento fa riferimento all'articolo 2 e quindi supporta l'individuazione delle porzioni di territorio ricoperte
flora arbustiva, il non considerate bosco, l'allegato B è un riferimento per le modalità per la perimetrazione comunale delle porzioni di territorio, e l'allegato G è riferito al regime transitorio e quindi all'articolo 4. E io ringrazio per l'attenzione.